Recuperiamo questo ottimo panettone avanzato da Natale. Vi sorprenderò, guardate, taglio a fettine il nostro panettone, togliendo qualche candito e uvetta che potrebbe sembrare di troppo, da magari da aggiungere dopo, vedete? E adesso vi stupirò con questo dolce di Tiabi. Ciao! Adesso ho creato una crema al cioccolato. Vedete? È piuttosto liquida, ma perché? Perché deve assorbirsi nel panettone. Vado nella teglietta, vediamo se riesco. E oggi Tiabi non si vede, no? Faccio prima così. Con un cucchiaino bagniamo un po' la teglia, non troppo, Deve solo ammorbidirsi il nostro panettone. Come invece di utilizzare il classico pan di Spagna, riutilizziamo il panettone, perché ormai siamo a Pasqua, ragazzuoli. E basta avere i panettoni in giro per casa, vero? Forse per me non ne sarebbero rimasti, ma non ci può, problemi di pancia. Dai. Sbaglio mira, perché devo anche stare attenta dove inquadro, capito? Futuro come cameraman, lo sapete benissimo, ve lo dico sempre, non ne ho. Ecco, dai, l'ultimo, arriva là. L'ho lasciata questa crema al cioccolato che ho fatto io, incredibile ma vero, un po' più liquida apposta, Ciappa lì, ciappa là. Dai, iniziamo a mettere la prima fettina. Fettina, fettona. Adesso taglio le altre, poi vi faccio vedere i vari strati. A fra poco, ciao! Ecco, come vedete, ho messo due fettine di panettone dentro la crema, l'Altermes, che è un liquore per dolci, l'ho messo anche qua, perché come dicevo faremo una sorta di zuppa inglese per recuperare questo panettone. Quindi ho tolto canditi e uvette, vedete, non tutte, la maggior parte, che uno se vuole poi nella ciotolina, quando farete il piattino, ciotolina, può, se ha voglia, scusatemi, mi andate attraverso perché sto rubando i pezzettini intanto di panettone, può mettere sopra e mangiare insieme. Questo è l'Altermes, come si bagna una zuppa inglese, uguale, come se fosse, appunto, dicevo, un pan di Spagna. Invece noi recuperiamo il panettone, chissà come verrà, ma secondo me è buono. Ci vuole un po' qua questo pennellino, però, io qua mi scoccio, mi sa che farò le cose alla Tiabi, mi scoccio un po', dai, Tiabi, vai, di pazienza, fumo, dai, giù, fai le cose fatte per benino, no? Sono qui, faccio la diretta, non serve, sennò ciaccolo troppo. Che sono ciaccolona, non lo voglio riempire, a differenza del pan di Spagna, troppo di Altermes, ma no, perché mi rompo perché il panettone è già bello saporito di suo, non è che gli voglio togliere proprio tutto il suo sapore, se no tanto valeva prendere il pan di Spagna. Bagniamo più che altro, guardate i bordi che sono un po' più secchini del panettone, dai. Secondo me per il momento va bene. Adesso cosa facciamo? Mettiamo ancora un po' di crema al cioccolato, così come viene, proprio per non coprire troppo il sapore del panettone, che il panettone è il suo perché, io lo adoro, ragazzi, lo adoro, mamma mia, che va, mangiare tutto l'anno. Non si può, non si può, non si può. Ogni periodo c'ha il fatto suo. È ora della colomba, io mostro il panettone. E vabbè. Evitiamoli. Io insegno ad evitare gli sprechi in pratica. Ecco, mi accingo a completare la teglia dopo. Ciao!
Lasciatelo riposare coperto da una pellicola in frigorifero fino al giorno dopo. Ciao!